Studi sui bicordi. Alla pagina 31, vediamo nella metà in alto, due piccoli esercizi, due piccoli brani chiamati studio. Studio sui bicordi per la mano destra e per la mano sinistra. Quindi, cosa vuol dire intanto? La parola studio, riferito a un brano musicale, vuol dire che questo è un piccolo brano scritto apposta per allenarsi a superare una certa difficoltà, una difficoltà ben precisa. E cosa vuol dire bicordo? Bicordo è una parola che indica due note che vanno suonate insieme con la stessa mano. Perché la novità di questa pagina è che appunto iniziamo a suonare due note contemporaneamente con la stessa mano. Noi avevamo già visto in altri brani che due note scritte perfettamente l'una sull'altra dovevano essere suonate esattamente insieme con le due mani. E avevamo e abbiamo trovato un sacco di volte delle note della mano destra e della mano sinistra l'una sull'altra e abbiamo imparato a suonarle contemporaneamente. Ma questo vale anche se le due note sono di una stessa mano. Qui, per la mano destra, abbiamo il Do e il Re che sono da suonare insieme. È vero che in questo caso non sono perfettamente l'uno sull'altro, ma sono un pochino obliqui. È semplicemente perché il Do e il Re sono scritti sul rigo musicale così vicini che se io proprio li scrivessi l'una sull'altra diventerebbe un piccolo scarabocchio e sarebbe difficile da capire. E allora in questo caso, quando le due note sono molto molto vicine tra di loro, vengono scritte in maniera un pochino spostata l'una rispetto all'altra, però sono comunque a contatto. Questo mi fa capire che io queste due note le devo suonare insieme. E il libro prima mi fa suonare le due note una dopo l'altra e poi me le fa suonare insieme. La stessa cosa succede per il Do e il Mi. Prima suono Do Mi separatamente e poi le suono insieme. La stessa cosa per Do e Fa. E poi per Do e Sol. Quindi, Do Re, Do Mi, Fa, e Do Sol. La stessa cosa viene fatta poi dalla mano sinistra. La mano sinistra è in una posizione un pochino diversa rispetto alla destra, è in quella che noi abbiamo chiamato la terza posizione, con il dito numero 2, l'indice sul Do centrale. E quindi suonerà Do Re, prima una nota alla volta e poi tutte e due insieme. Si Re, eccole qua, insieme, La Re, e anche loro insieme. Sol Re, ecco qua. Quindi mano sinistra, Do Re, Si Re, La Re e Sol Re. Ognuno di questi gruppi di due note suonati con una sola mano si chiama bicordo.